Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi, il 28 febbraio, noi ricordiamo il beato Timoteo Troianowski. Ascoltiamo la sua storia. Stanislav Antony nasce il 29 luglio del 1908 nel villaggio di Sadlovo, in Polonia, da una famiglia povera. Giovanissimo, quindi, dovette lavorare frequentando molto poco la scuola primaria. Il 5 marzo del 1930 entrò nel convento dei frati minori conventuali a Niepokalanov, dove svolse tutta la sua vita religiosa ed il 6 gennaio del 1931 iniziò il noviziato con il nome di Timoteus. Fece la professione semplice il 2 febbraio del 1932 e quella solenne l'11 febbraio 1935. Lavorò nel reparto spedizioni della rivista Cavaliere dell'Immacolata, fondata dal superiore del convento, padre Massimiliano Maria Kolbe, nel magazzino di rifornimento e nell'infermeria, dove si dedicava ai confratelli ammalati. Maturò il desiderio di diventare missionario e lo comunicò al suo superiore, dicendo: ovunque e in qualsiasi momento a disposizione della volontà di Dio. Frate disciplinato e fedele alla sua vocazione, godeva di grande fiducia da parte del suo celebre superiore, padre Kolbe. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il 14 ottobre 1941 venne arrestato dalla Gestapo con sei confratelli e prima venne rinchiuso in prigione a Varsavia, dove poté dedicare molto tempo alla preghiera, infondendo coraggio agli altri ed offrendosi sempre per i lavori più pesanti. E poi nel campo di concentramento di Oswiecim con il numero 25.431. Anche qui, destinato ai lavori più pesanti, sopportò sempre con estremo coraggio la fame, il freddo e il duro lavoro. Non si perse mai d'animo e incoraggiava gli altri a confidare nella protezione di Dio. Il freddo gli causò una polmonite che lo portò alla morte nell'ospedale del Lager il 28 febbraio del 1942. Venne proclamato beato da Giovanni Paolo II il 13 giugno del 1999 a Varsavia, insieme agli altri 108 martiri polacchi del nazismo. Quella del beato Timoteo è una storia simile ad altre che noi abbiamo sentito, perché riguarda i campi di concentramento e sono stati tanti anche gli altri fratelli e sorelle che si sono santificati in questo ambiente di dolore. Un altro martire, questa volta polacco. Le storie sono simili: la galera, la prigionia, le torture, la fame, la privazione della dignità, di ogni diritto umano. Tutto questo è stato vissuto con grande mansuetudine, con grande pace, senza ribellione. Da dove viene questa forza? La fede. E che cosa porta questa forza? Una grande luce a tante persone che erano lì a soffrire. Allora, questo deve provocarci. Anche noi a volte ci sentiamo in dei piccoli campi di concentramento. A volte anche la nostra famiglia può essere un luogo di prigionia, quando, ecco, non ci sentiamo compresi, oppure il posto di lavoro può essere un luogo di prigionia, quando sentiamo che ci sono tante pretese nei nostri confronti, quando non siamo capiti, non siamo ascoltati, come anche una comunità religiosa può essere il nostro campo di concentramento. Ognuno inizia prima o poi nella vita a considerare un ambito della propria esistenza come una piccola Auschwitz, dove si sente privato dei diritti, dove si sente privato del necessario. Ecco, alla luce dei veri campi di concentramento, i nostri forse diventano un po' piccini, un po' più ridicoli, e questo deve essere di provocazione per noi, magari a sminuire un po' le nostre preoccupazioni o la gravità di quello che pensiamo sia il nostro vivere, certe situazioni, certi luoghi. L'esperienza del beato Timoteo allora ci rimprovera un po' quest'oggi.
perché il Beato Timoteo ci dice: io sono stato in un luogo dove potevo morire in ogni secondo senza motivo, nella frustrazione continua di non sapere mai che cosa mi avrebbe ucciso e perché. Non avevo una regola che mi mettesse in salvo, che mi dicesse comportati così che sei al sicuro. Quindi immaginiamo il dolore, immaginiamo questo lavoro instancabile, gli altri che sparivano, che venivano picchiati, la separazione che avveniva dai propri cari. Ecco, mettiamolo nella nostra giornata e forse tutto ci sembrerà un po' meno amaro. Deve sembrarci meno amaro perché in fin dei conti lo è. Allora siamo riconoscenti degli ambienti in cui viviamo e se proprio c'è una situazione che ci addolora, cerchiamo di farci ispirare e di essere anche noi un po' di luce per gli altri con la nostra mansuetudine. Beato Timoteo, prega per noi.